Buongiorno e bentrovati, grazie di essere ancora qui con noi all'appuntamento annuale della formazione Agirt. Così come è nel nostro DNA, parliamo di nuovi media, parliamo di social, parliamo di quelle prospettive che i giornalisti radiotelevisivi e telematici devono avere per crescere insieme alla società civile. Un doveroso ringraziamento quest'anno al Comune di Noto, alla Fondazione Teatro, questo splendido scenario che ci ospita. Oggi è una giornata molto, molto particolare, perché stamattina avremo questo momento di formazione dei giornalisti con l'annuale premio Agirt. L'Associazione Giornalisti Radio, Televisivo e Telematici ogni anno, come ben sapete, dà i premi penna maestra ai colleghi che si sono nella loro carriera distinti su obiettivi che sono quelli dell'Agirt. Studio, ricerca, battaglie per il bene comune, inchieste, lo vedremo nell'ambito del premio, che è anche un momento di formazione, perché dalle motivazioni verranno anche spunti di dibattito ed approfondimento. Poi avremo subito dopo, ecco, quindi dico, non sarà noiosa stamattina, perché alle relazioni si intersecheranno anche momenti che vanno fuori da questo teatro. Inaugureremo la mostra sui migranti siciliani negli Stati Uniti. È una mostra che è stata donata al Comune di Noto dal Consorzio Universitario di Agrigento, dal professore Marcello Saia e dalla professoressa Federica Cordaro. È una mostra che ha fatto il giro del mondo, viene da New York e fotografa quei momenti importanti per la nostra identità di fuga dalla Sicilia alla ricerca di un futuro migliore. Ecco, questo. Quindi il raccordo con quella che è stata poi l'infiorata dedicata ai migranti di ritorno, questa identità forte che deve diventare identità locale, sempre più consistente. Avremo anche le relazioni quindi del professore Saia, della professoressa Cordaro. Aspettiamo il professore Pira perché ci parli di social e prospettive di crescita nell'ambito dello sviluppo turistico, che è un po' il tema di questa mattina. Ci sarà anche nel pomeriggio, ora sceglieremo concretamente quando farle, la presentazione di due libri importanti, quelli del professore Pira, Piraterie, che sono degli studi fatti attraverso il quotidiano La Sicilia, e quindi una raccolta di mini saggi sulla vita quotidiana, sui social, quindi un grande tema con la nostra mission. E poi il collega Emilio Pintaldi presenta il suo libro, Catena Moto, che parla del sindaco di Messina. Parla del sindaco di Messina e della sua maniera di approcciarsi alla politica e ai social in maniera completamente diversa e rivoluzionaria. Comunque andiamo al tema del nostro convegno. Intanto i saluti del sindaco di Noto, Corrado Bonfanti. Poi parleremo un momento di quella che è la nostra giornata. Noi, qui dovrebbe esserci Alessandra Brafa, che ha fatto uno studio proprio sul Noto, una ricerca sull'effetto Noto, sulla crescita esponenziale di Noto da una ventina d'anni, quindi il ruolo dei social, del mercato internazionale, delle bit e soprattutto della comunicazione online. Dallo studio di Alessandro, io lo desintetizzo per grandissime linee perché lei purtroppo poi è stata bloccata dagli esami di Stato, quindi non è qui con noi. Da quell'esame viene fuori un elemento importante che va lontano nel tempo, quel terremoto del 1693 che portò ad una migrazione di pochi chilometri ma fondamentali dal monte al piano. Dal Monte Alveria a quello che è il sito attuale, con una costruzione della città con questo tardo barocco che fu una importante prova generale di identità locale. Fu tutta la popolazione ad identificarsi su un obiettivo, quindi dai nobili ai contadini, a volere fortemente ricostruire la propria identità, la propria città, non dimenticando che venivano dal monte. Infatti l'Infiorata, che nasce, come ben sapete, da questo fortuito incontro con Genzano, ha comunque un'identità locale che si riflette sull'effetto Noto importante, perché quelli che sono i doni della campagna, la cultura della frutta, dei fiori, di tutto quello che non è mare, passa anche attraverso l'Infiorata. E poi c'è questo incontro bellissimo che identitariamente deve essere studiato e rilanciato, l'incontro fra il mare e i monti. Quello che Antonino Uccello, nella sua casa museo di Palazzolo, spiegò molto bene archeologicamente, perché lui era, io lo intervistai, forse l'ultimo ad intervistarlo, quando
polemizzando con l'Università di Palermo, con Antonino Buttitta, diceva che la ricerca delle tradizioni popolari e archeologia non va contaminata. Ecco, qui la contaminazione c'è stata invece, l'incontro fra due culture, quella marinara e quella contadina, che hanno creato questa forte identità. Poi, noto capitale internazionale del barocco, nel tempo è diventata l'elemento di partenza di quello che poi diventa e il vero boom con il crollo della cattedrale. Questo elemento negativo che però a livello mediatico ha una presenza fortissima nel mondo. E anche qui, come nel terremoto del 1693, un'intera città insieme che vuol ricostruire, vuol ripartire, fino all'effetto noto odierno. Ma questo lo vedremo nel corso delle relazioni. Io chiamerei intanto il sindaco Bonfanti per il saluto e ringraziandolo ancora per l'ospitalità. Ha chiuso il convegno il Pocascio perché ha detto un po' tutto ciò che è frutto della giornata di lavoro e dell'organizzazione anche del pomeriggio. Vi saluto tutti, vi do il benvenuto, sono molto contento che si è potuta realizzare questa giornata di lavori, sia nell'ambito ovviamente formativo e delle discussioni che saranno frutto di questa giornata, che dei premi e dei riconoscimenti che ho letto e considero assolutamente meritati, che saranno consegnati stamani. Si è parlato di noto, si è parlato di effetto noto, si è parlato anche di questo bel lavoro della dottoressa Brafa, una storia reale di un successo surreale, che è un po' il lavoro fatto per un master di comunicazione, ma che all'interno ho avuto modo di leggere presenta elementi e spunti molto interessanti e che riguardano sicuramente il nostro territorio. Io sono molto convinto che oggi la comunicazione è un elemento, lo è stato sempre, ma oggi in maniera molto particolare, di grande interesse, della ricerca di grandi professionalità e un lavoro scientifico ancora più approfondito, e che ha la necessità di essere sempre fatto con grande professionalità, con senso del dovere, con rispetto della notizia e con rispetto di chi legge la notizia. Io riflettevo sul fatto che di tutti i sindaci, di tutti gli amministratori di questa città, di questa meravigliosa città, sono il primo in assoluto a svolgere il mio mandato, che è al secondo mandato, quindi 8 anni proprio di lavoro in questa città, in questo territorio, e sono stato il primo sindaco ad confrontarsi con tutti i nuovi strumenti della comunicazione. Sono nato con Facebook, con Instagram, con Twitter, con WhatsApp, con tutta una serie di messaggi veloci, immediati, che arrivano ovunque e che permettono a chiunque di esprimere la propria idea, la propria opinione. Per cui anche l'essere predisposto, il prepararsi, il modificare strada facendo anche i propri atteggiamenti, il proprio modo di comunicare, il proprio modo di informare la comunità ha dovuto subire modifiche, cambiamenti. Ho dovuto anch'io cercare di comprendere, di capire, di trascorrere minuti, ore importanti della mia giornata per leggere, studiare e cercare di posizionarmi in un contesto in cui, avendo la responsabilità di rappresentare un territorio, questa responsabilità è anche quella di saper comunicare, saper dire le cose, e in un certo senso è, per come intendo io la comunicazione, essere poco autoreferenziale e molto diretto e puntuale nelle cose da erogare alla mia comunità. Per cui evidentemente è qualcosa che mi affascina, che mi fa comprendere meglio, ecco, il lato positivo, mi piace vederlo, nella possibilità di conoscere più
precipuamente, direttamente, profondamente la comunità che uno amministra, anche allargata, sentendo, leggendo, valutando pareri, opinioni, in un contesto in cui è più diretto, fortemente diretto, la idea di capire verso in quale direzione stiamo andando. È sicuramente una direzione in cui mi rendo conto è necessario ancora lavorare moltissimo, in cui il livello di formazione culturale, di approccio alle tematiche è ancora molto superficiale, in cui la idea di poter esprimere immediatamente, magari senza una riflessione, magari senza un approfondimento, la propria idea sta togliendo il beneficio e la piacevolezza di essere consapevole di un argomento, di approfondirlo, di poter esprimere attraverso la propria storia, il proprio bagaglio culturale, la propria formazione, proprio a concetti molto diretti, puntuali, concisi ma efficaci. È evidentemente un'informazione così, come dire, che va in controtendenza rispetto all'effetto noto, perché, come diceva bene Pippo Cascio, noi abbiamo lavorato su un'idea molto diversa, abbiamo lavorato sul recupero delle nostre radici, abbiamo lavorato sul recupero delle nostre tradizioni, abbiamo lavorato sulla valorizzazione di processi culturali che non guardano solo all'esteriorità della bellezza, ma al coinvolgimento e all'approfondimento di aspetti che potessero di questa bellezza fare dei coloro i quali ne fruiscono quotidianamente, ne sono in parte assuefatti, una rivalutazione molto più profonda, molto più incisiva e che nello stesso tempo modifica gli aspetti, gli approcci, la consapevolezza di ciascuno di noi che vive queste comunità in merito al grande tesoro e al grande patrimonio che ha il piacere di guardare, osservare e ammirare tutti i giorni. Partendo anche dal recupero dell'enogastronomia, partendo dal recupero di quelle che sono, diceva benissimo Pippo prima, tutto ciò che rappresenta aspetti che danno il senso poi della, ed è questa la vera chiave di lettura, dell'emozione, dell'esperienza. Oggi noi dobbiamo essere nelle condizioni di bloccare il processo confusionario e particolarmente veloce che ci assilla, ci prende sempre più tutti in un contesto in cui non abbiamo il tempo di fermarci, perché questo vortice ci avvolge e ci limita le capacità di riflessione. E se dobbiamo fare questo, dobbiamo mettere in condizioni chi ci legge, chi ci studia, chi rivolge lo sguardo verso di noi, dobbiamo metterlo nelle condizioni di poter vivere emozioni, di poter fare un'esperienza. E per fare questo bisogna ricostruire un percorso culturale che parte molto dal basso, che vede anche nel rapporto personale di chi vive i luoghi un approccio molto più confidenziale, molto più umano, molto più personale, molto più diretto. Ecco, attraverso questi processi spero che si sia compreso che il successo è legato al fatto che ci siano contaminazioni, al fatto che chiunque possa essere un cittadino di un patrimonio così importante, di un territorio così ampio, sia allo stesso tempo colui il quale riesce a contaminare, a farsi contaminare da chi invece viene a provare emozioni e sensazioni particolari nel nostro territorio. Se io dovessi sottolineare una chiave del successo, sicuramente non la legherei al fatto di essermi sempre caratterizzato per credere molto in un turismo culturale di alto livello e aver investito molto in processi che potessero dare questo tipo di risposta. No, io penso che la chiave di lettura di questo successo è quello di avere sdoganato definitivamente un progetto che non vede una singola città, un singolo paese, un territorio così limitato in un contesto di promozione turistica e culturale, ma che veda un territorio più ampio. Molto spesso si usa il termine di area vasta, anche se a me non piace tanto, ma sicuramente quello che
a cui io sono molto più legato e di cui sono molto contento è quello di poter parlare, e penso di essere stato tra i promotori, non il solo, e non lo sarò, spero, in futuro, anche quando non ricoprerò più questo, ricoprerò il ruolo di amministratore, di aver portato... I ragazzi hanno ricercato ben 1149 nomi. Cioè, in questo breve tempo, da noto, partirono 1149 migranti. Forse qualcosa di più, perché questa ricerca è stata fatta sui migranti che dichiaravano come ultimo paese di residenza la città di Noto. Non soltanto Noto, perché queste trascrizioni vengono fatte poi messe online da americani che non conoscono tutti i paesi siciliani e spesso sbagliano il nome. Infatti queste persone, anche se provenivano da Noto, vengono ritrovate all'interno del sito di Ellis Island con nominazioni tipo Nato, Noti, Nota, ma si parla sempre della città, del paese di Noto. Il database dell'Ellis Island, come vi ho già detto, è visualizzabile online, aperto a tutti quanti, e permette di visualizzare tante informazioni, tra le quali con quale nave partivano. Perché ho voluto mettere questa foto dall'inizio? Questa è la nave Italia. Quella che vedete è la nave più utilizzata dagli abitanti di Noto durante la traversata da Palermo, comunque Messina, o da Napoli verso gli Stati Uniti d'America. Ben 123 migranti utilizzarono questa nave per la traversata. Non è una nave meravigliosa, come non è una nave da crociera, era una nave che impiegava dalle 2 alle 4 settimane, anche di più, a seconda appunto delle condizioni del mare. Se il mare era mai mosso, andava sempre più piano, non era una nave da crociera perché non aveva niente a livello di comodità. Voi dovete immaginare che le persone che alloggiavano in terza classe non avevano un letto nemmeno, avevano un paglierizzo, della paglia maleodorante messa a terra, e là i migranti dovevano dormire. Basta pensare all'acqua, l'acqua che dovevano bere, non era acqua potabile che beviamo tutti noi ai giorni nostri, ma era acqua che veniva messa all'interno di recipienti di cemento, e con il rollio praticamente diventava di un colore rossastro, fluido di ferro praticamente. Questa nave è stata costruita dall'Hamburg American Line. Perché ho messo questa informazione? Perché è una bandiera tedesca. Questa informazione è importante per capire un meccanismo successivo, tenetelo a mente. Poi sul sito di Ellis Island è possibile conoscere anche la storia di queste navi. Questa nave divenne poi incrociatore navale auxiliare turco nel 1914 e fu stilogato e affondato da un sottomarino britannico. Questo che vedete sono alcuni migranti che decidevano di non rimanere in sviva praticamente, perché le condizioni erano davvero pessime e molte persone preferivano affrontare tutto il viaggio all'aperto, anche se pioveva, se c'era freddo e se c'era un sole scoccente, perché le condizioni all'interno della nave erano veramente pessime. Gli spazi erano ristretti, i dormitori erano stati, come vi ho detto, in sacchi di paglia, non c'erano bagni, e questa condizione tremenda va avanti per moltissimo tempo, fino almeno al 1920, quando cambiano le normative. Ma dovete pensare che in alcuni documenti, ovvero quelli dal 1892 al 1896, viene riportato in America stesso il motivo della morte, perché molto alto era il tasso di mortalità. Questo che vedete è Ellis Island, questo edificio sorge sulle fosse del fiume Hudson e rappresenta la prima abitazione che i migranti vedevano dopo questa lunga traversata. Non era un luogo di felicità, anche perché adesso viene riconosciuto con il nome dell'isola delle lacrime e della speranza. Delle lacrime perché chi arrivava aveva affrontato un viaggio tremendo.
non parlava italiano, inglese, e si ritrovava ispezionato dai medici. Voi dovete immaginare che queste persone che arrivavano, soprattutto quelli di terza classe, venivano ispezionati mentre facevano il tragitto verso la sala della registrazione. E se i medici notavano dei problemi fisici, ad esempio dei problemi agli occhi, segnavano nelle spalle con un gessetto con la lettera E, oppure problemi al cuore con la lettera H di Heart, e così via dicendo. Perciò queste persone venivano ispezionate così all'improvviso, senza che nessuno gli dicesse cosa stava succedendo. Perciò immaginate donne siciliane che venivano quasi violate durante questo tragitto, non avevano mai visto nemmeno un medico in Sicilia e nei piccoli paesi dell'entroterra siciliana, e arrivavano ad un certo punto all'entrata di Elisaland, e tutti quelli che erano segnati dovevano andare a sinistra, quelli che non erano segnati dovevano andare a destra, quelli che erano segnati dovevano poi supportare altre visite, ad esempio dagli oculisti, dai cardiologi, e se non rispettavano quei canoni che imponeva l'America, cioè per arrivare in America, per poter sbattere in America, dovevi essere abile a lavorare. Questa è una cosa chiarissima. Se avevi dei problemi fisici che non te lo consentivi, venivi deportato. Di conseguenza, chi non superava questi test medici veniva deportato e le famiglie venivano separate. Dovete pensare che i deportati erano il 2%. Voi dite, vabbè, allora pochissimi il 2%, ma il 2% su milioni di migranti rappresentano una bella cifra. Molte di queste persone, pur di non essere deportati, pur di non affrontare il viaggio in mare, nuovamente ritornare in patria, decidevano di buttarsi nell'oceano e cercare di raggiungere Manhattan a nuoto. Ma era una cosa impossibile, l'oceano non è il mare nostro, le correnti erano tremende e spesso, appunto, sempre, anzi, quando si buttavano, alla fine erano destinati a morire. Una storia molto triste, per questa l'isola delle lacrime, ma anche l'isola della speranza, perché era la porta d'ingresso verso l'America. Questa è appunto un'immagine delle ispezioni che venivano fatte, sembrano molto rispettose, ma dovete immaginare in quel momento caotico, dopo i giorni del viaggio, è un'esperienza davvero difficile. Invece questa è la sala della registrazione, vedete? Ci sono questi agenti che scrivono le informazioni in questi libroni giganteschi, questo perché ogni migrante veniva registrato e questi registri avevano forme differenti a seconda delle normative vigenti. Questo è un esempio del registro del 1893, perciò uno dei primi. Le informazioni sono molto ridotte rispetto ai successivi. Abbiamo il nome, il cognome, l'età, il sesso, lo stato civile, se sanno leggere, se sanno scrivere, da dove provengono, dove vanno, e in questo caso specifico viene indicato anche dove erano, in quale parte della nave avevano affrontato il punto di viaggio, e nell'ultima colonna, fortunatamente in questo registro non ci sono annotazioni, il motivo della morte, perché appunto soprattutto quando erano i bambini piccoli ad affrontare questo viaggio, raramente riuscirono ad arrivare vivi alla destinazione. Questo invece è un esempio di registro che va dal 1896 al 1907. Le informazioni, come vedete, cambiano, si modificano anche le leggi riguardanti le traversate, perciò viene introdotta l'idea di avere almeno un servizio sanitario all'interno della nave, oppure la presenza di un medico. Verso la colonna motivo della morte viene eliminata, però vengono aggiunte altre categorie, altre informazioni. È bello vedere alla fine che ci sono tutti quei no, good, no, perché chiedevano se erano anarchici, se erano poligami, se avevano problemi fisici, e logicamente il migrante che doveva entrare là dichiarava sempre: no, non sono né poligamo né anarchico, né ho problemi fisici, né sono stato in prigione, né voglio un contratto di lavoro e ho le condizioni fisiche eccellenti, altrimenti non potevano entrare. Questo invece è un registro che va dal 1907, anche in questo caso aumentano le informazioni,
qualche bassezza, che erano troppo scuri. È anche interessante leggere che a noi ci classificavano siciliani e nella razza italiani del sud, che era una razza a parte gli italiani del nord, perché gli italiani del sud poi dovevano andare a lavorare secondo gli americani soltanto nei campi, nelle ferrovie, nella costruzione delle strade. Questa è l'analisi quantitativa della partenza. Come diceva il professore Noto, tutte queste informazioni sono relative al paese di Noto, ma si possono fare per ogni paese. Nel caso specifico di Noto, noi vediamo che il boom dell'immigrazione avviene nel 1906. Questo perché gli abitanti di Noto non volevano lasciare la propria patria, ma l'incessante opera di pubblicità di questo viaggio, che veniva fatto con qualsiasi mezzo, venivano ad esempio distribuiti delle foto in cui invece di dare dei frutti gli alberi davano degli zecchini d'oro, oppure i contadini non raccoglievano semplice patate, ma patate grande quanto un uomo. Questa pubblicità, com'è? Okay, così. Questa pubblicità veniva fatta in modo incessante, anche perché l'interesse era quello di vendere il biglietto e guadagnare il 3%. Il 3% di un biglietto equivaleva almeno a due mensilità di uno stipendio, cioè due stipendi, perciò c'era l'interesse a voler vendere assolutamente. La domanda questa qui viene fatta all'interno appunto del documento, viene scritto: ma sei stato mai in America? La risposta è no per il 79%, sì per il 21%. Questo dato è importante perché ci fa capire come l'immigrazione degli abitanti di Noto è alla fine un'immigrazione che tende a essere definitiva, non ci sono rimpatri. Chi si trasferisce a Noto poi riesce a fare più o meno fortuna e decidere di non ritornare. Il 21% sono quelli invece che rientrano e poi ripartono per questioni di lavoro, comunque rientrano per motivi familiari e poi ripartono. Questa è la divisione per genere, anche questo è un dato importante perché è più o meno in linea con ogni paese siciliano. Abbiamo l'84% di immigrazione maschile contro il 16% di quella femminile. Questo perché sono gli uomini principalmente a partire e solitamente le donne lo fanno nel secondo periodo per il congiungimento familiare. Ma questo non avviene logicamente sempre comunque, anche perché l'America dava la possibilità alle donne di lavorare, cosa che in Sicilia avveniva di rado, è venuta soprattutto dopo questo boom di immigrazione. Questo perché gli uomini partivano e le donne a casa dovevano rimboccarsi le maniche. La gestione familiare era tutto a loro carico. Ogni tanto arrivavano i soldi dal uomo che appunto viveva in America, ma altre volte queste donne diventavano le cosiddette vedove bianche, cioè persone che erano sposate e poi non avevano più notizie dal marito che era partito e che in realtà forse si era già fatto un'altra famiglia. Questi sono sempre i dati statistici, andiamo un po' più avanti. Queste sono le abilità di leggere e scrivere. Questo dato è molto importante, guardate, il 40% dichiara di non saper leggere e scrivere, il 41,34% dichiara di saper leggere e scrivere. È un dato interessante perché il grado di analfabetizzazione a quei tempi non era sicuramente
essere casalinga in America non era la stessa cosa di essere casalinga in Sicilia. In America le donne lavoravano in casa, avevano la possibilità di cucire, di produrre vestiti e soprattutto di produrre band. Infatti le donne che partivano anche alcune donne da sole, poi vabbè, c'è una cosa dietro che vi racconterò, però partivano perché avevano la possibilità di realizzare band, cose che in America erano molto richieste. Vi erano molti ospedali e le donne infatti in questione che dichiarano di partire e come destinazione finale mettono sempre una via adiacente all'ospedale perché è il punto appunto più favorevole per trovare lavoro come filatrici di band. Questa è la destinazione finale e vediamo che un grande effetto di questo grafico è rivolto alla città di New York. Richiamando una questione che diceva il professore, in realtà nella zona del siracusano principalmente le persone si spostavano nel Connecticut, questo non succede nella città di Noto. E vediamo qui, ad esempio, nella città di Noto il 74,84% delle persone dichiara di andare nella città di New York, poi in Philadelphia, Hartford e New Britain. Questo perché? Gli agenti dell'immigrazione che operavano in questa zona erano quasi tutti di una linea tedesca e invogliavano le persone a partire dando come destinazione finale New York, perché all'interno di New York c'erano le banche italo-tedesche. Molti dei migranti di Noto mettono nell'indicazione indirizzo finale proprio la via dove c'era quella banca. Questo significa che l'immigrazione di Noto era gestita principalmente dalle compagnie di navigazione, come diceva il professore. E una volta arrivati in America, come prima destinazione, dovevano andare in questa banca a firmare il contratto con il boss del lavoro. Il boss del lavoro appunto diceva: tu puoi partire, io ti do i soldi, accendo un prestito e ti faccio da garante, però a patto e condizione che prima o poi me lo devi restituire. Non ti preoccupare per come me lo dovrei restituire, poi ci penso io a trovarti il lavoro. Però trovava il lavoro alle sue condizioni, lui guadagnava il costo del lavoro, i soldi pure dal contratto che faceva i migranti. In più obbligava i migranti a stare nelle case di sue proprietà, perciò guadagnava anche sull'affitto, obbligava i migranti a fare la spesa nelle proprie botteghe, perciò guadagnava anche da questa cosa. Era un gioco veramente tremendo, ancora era difficile sfuggire, ma c'era la possibilità di sfuggirne. La German Lloyd è appunto di Brema. Abbiamo 7 agenti dell'emigrazione tra Noto, Santa Croce Camerina, Vittoria e Ragusa. E infatti se ricordate la foto della nave più utilizzata era Italia, che era della compagnia tedesca. E questo appunto, vedete, 140 migranti ricordano di andare al 49-52 in Street di New York. 7 di loro, come parente, non indicano il nome, ma indicano direttamente il nome della banca italo-tedesca che si trova appunto al 49-51 di Prince Street. Immaginate, su 1149 migranti, 143 migranti dichiarano questo indirizzo specifico. 99 migranti invece dichiarano di andare a 225 Bowery di New York e altri 3 aggiungono che a questo indirizzo vi è la banca italo-tedesca che vi ho fatto vedere poco fa. Però dobbiamo dire che al 227 di questa via vi era, anzi al 227 sì, di questa via di Bowery Street vi era anche questo centro che era una missione. Aiutava i migranti in difficoltà, coloro i quali appunto non avevano abbastanza soldi per mangiare, forniva cibo, acqua e livelli di prima necessità. Non è un caso che appunto i migranti dichiaravano il 225 e al 227 vi era questa missione. Questa zona era fortemente abitata dai migranti siciliani e questo si evince anche dal fatto che a pochi metri da dove dichiaravano di andare
raccontate anche la storia dei migranti che arrivano adesso in Sicilia, è veramente importante. Immaginate in futuro un ragazzo che vuole conoscere la storia di suo padre che ha dovuto lasciare la sua terra d'origine, è rimasto un verso nel suo paese natale, poi lo ritrova all'interno di un arboreticolo. È un'emozione nostra, perché questa storia non si è persa. Per questo vi invito veramente a raccontare la storia così come avviene, non veicolarla soltanto in negativo, ma raccontare anche le storie dei migranti che rappresentano le radici di ognuno di noi. Questo è un altro articolo che suggerisce perché i migranti di Noto andavano al 127 Terzo Street di New Britain. Tutte queste informazioni senza gli articoli di giornali non sarebbero arrivate ai giorni nostri, perciò vi auguro di trovare il meglio da questa esperienza e di scrivere anche dei migranti che arrivano qui in Sicilia per non perdere le radici. Grazie per l'attenzione.